Ora c'è il grillo. Un c'è. Ora c'è il grillo. C'è, c'è nella storia, c'è scritto c'è il grillo. Sì, ma un c'è. Ma come un c'è? No, e c'era il piattolone del camerino e lo schiacciava. E come si fa ora? Come si e fa? C'è il grillo, va fatto il grillo. E lo so, come si fa? Tu l'ha schiacciato, tu lo fa te. Sì, e che... Tu lo fa te, l'ha schiacciato, tu lo fa te. Come è? Allora, Pinocchio si volta e vede un grosso grillo arrampicato sul muro. Sì, e chi ce la fa? Allora, Pinocchio si volta e vede un grosso grillo fermo, va bene? Allora può essere. Chiedo scusa. Lo sa fa cri cri? Sì, sì. Pinocchio incontra il grillo. Ma dai, pacco, questo va a schiacciare la piattola con tutte le piattole e tu c'ha addosso proprio la mia. Cri cri. 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 Può bastare? E te chi sei? Sono il grillo parlante. No, te tu sei il grullo parlante. Non ci credi? Per niente. Prova a pestarmi. Sono il grillo parlante e abito in questa casa da più di 100 anni. Allora sarebbe anche l'ora che tu ti levassi da coglioni, Ciccio? Pinocchio, va bene che nella favola devi essere un ragazzo screanzato, spregiudicato e irriverente, ma qui mi pare che ti oltrepassi ogni limite delle buone creanze. Cerca d'assumere un atteggiamento più idoneo, se no t'abbasso e indi t'accapretto reiterate volte. Cric 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 cric. Vieni, bello, vieni con queste mondine. Pinocchio, non me ne posso andare prima di averti detto una grande verità. Via, allora dimmela veloce, poi Rizzitelli e Anders, eh? Non è sempre estate, non è sempre al mare, non si è, non è luglio, agosto e settembre, sempre rivoluzione, ottobre, novembre e dicembre, sempre rivoluzione, no? Ma te l'erba la mangi o la fumi? Pinocchio, te nella vita tua futura devi cercare di farti una cultura e quindi un lavoro e quindi una fanciulla degna del tuo lavoro e della tua cultura. E che dice? Senti questo. E che dice? Una fanciulla. Ma perché te ce l'ha una fanciulla? Sto con una cicala. Interessante. Hai visto? Stanno battuto le mani, dice un cervello. No. Come si chiama? Come si chiama? Verusca. Oh, e com'è, com'è? Verusca è bella, elegante, raffinata. Pensa una delle sue particolarità. Verusca è usa accendere il nostro caminetto esclusivamente con legno di rovere per la grazia degli arrosti che verranno dopo. Talvolta mi cita dei versi introvabili dal Medioevo. Mi danza dei balli celtici ormai in disuso. E poi, e poi? E poi va a pigliarlo nel bocciolo da facchine al mercato ortofruttico. Grillino, mi hai convinto, anch'io voglio farmi una famiglia, anch'io voglio trovarmi un lavoro. Ah sì? E che cosa vorresti fare, Pinocchio? Il facchino e il mercato ortofrutticolo. Così anch'io, cri cri, cri cri! Sì, prima di tutto c'è un comandamento e dice non desiderare la donna d'altri, specie se è la mia, capito? No, vabbè, ma facevo così per dire, sì, dai, tanto per fare una battutina. Sì, sì. Ma raccontami la sera, la sera. Le nostre serate sono a dir poco meravigliose. Talvolta, dopo avermi citato questi versi e danzato questi balli, si beve delle cose meravigliose, poi 4 foglie di insalata, 4 salti in discoteca, poi si torna. Vi divertite tantissimo proprio, eh? 2 palle. Pinocchio, io, anche se sono un grillino, sono 2 coglioni. Tu soffri, sì, eh? Sì,
No, dico, un due coglioni così a saltare. Tutti i giorni, da tant'anni ormai, mangio un corbello d'erba avvelenata, sperando di schiantare. Non c'è verso. Ora, te che sei un ragazzo moderno e quindi saprai i modi di levare di mezzo alla svelta le persone, fa qualcosa, lo so, fammi una punturina di morfina nel cervello, se no pigli un bel sasso e schiacciami il capo. Pinocchio, schiacciami. Per piacere, Pinocchio, schiacciami. Schiacciami. Mi schiaccio o no? Non lo schiaccio davvero. Ma cosa vuoi schiacciare? Sei depressissimo, Ciccio. Guarda in che condizioni sei. Non ti ripigli più. Guarda questo. Dai. Pinocchio, a questo proposito volevo porti un quesito. Secondo te è meglio glissare sui disinganni dell'amore e il sopore che scaturisce dai reiterati incontri quotidiani e ammettere che i fasti priapei erano solo letteratura, o accettare nichiliti e chilosafi, lo svilimento dell'eros che inevitabile sopraggiunge? Pinocchio? Ci ho capito un cazzo. Neanch'io. Proverò a spiegartelo con un linguaggio più consono al tuo tipo di cultura. Allora, Pinocchio. Allora. È meglio trovare una ragazzuccia da amare e fidanzarsi e non uscire più di casa e, da principio, trombare 10 volte il giorno, poi 8, poi 5, poi una e andare a pigliare un film in videocassetta e poi lasciarsi, o andare direttamente a pigliare un film in videocassetta? Pinocchio! Cioè, te ti stai facendo dei problemi che non esistono, capito? C'hai un po' di crisi di coppia, basta che tu risolvi questo problema qui e tu sei bello a posto. E come fa? Come fa? Ci sono tanti sistemi. Cioè? C'è questo sistema moderno del partner change. Come funziona? Come? Non conosci il partner change. Dai, lo scambio di coppie, ben via. Ah, sì, e io con chi la scambio? Con me? Sì, E te che tu mi dai? A te nulla, lei gli do dei colpi. Cri, 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 cri. A te ti fa comodo uno psicanalista, mica io, capito? Che ti posso fare io? Ti posso dire una storiellina per vedere se tu ti ripigli un po'. Prova. Per vedere se tu ci fa un sorrisino, eh? No. Vedi un po'. Allora c'è un omino, no? Bello, alto, biondo, no? Con gli occhi celesti, no? Che fa tutto sì. Allora una volta dice, voglio telefonare alla mia fidanzata a Milano per sentire come sta. Allora entra dentro un bar, no, va dai barista, gli fa, barista, quanto si spende per telefonare a Milano? Dice, ma non lo so mica, si va a scatti. Allora io mi ci rovino qui dentro, guarda. Allora, fatto ridere. Allora adesso dice un telefono, che esce fuori, dice mi scappa e fa la pipì, indove la fo. Dice ma c'è un muro, la farò lì. Si mette lì il muro, c'aveva anche un po' lo sci, un po', capito? Allora arriva un omino piccino così, dice guarda, ce la fa lui, ce la voglio fare anch'io, no? Poi gli si mette accanto, che è questo qui, il lumino, sai? E questo qui, il lumino, sai? E questo qui, senti un pochino, ma che mi prendi per il culo? Dice, no, sono gli schizzi. Sta meglio? No, Pinocchio, ce la fa. Sai che fa? Ora piglio l'automobile e vo a schiantarmi a un trupulo, sai? Perché che tu c'hai? Che l'automobile? Sì, ce l'ho. E che automobile tu c'hai? L'autogrill.